Grande successo ieri sera alla Fortezza per lo spettacolo Quando sarò capace di amare di Stefano Massini. Più di 400 persone hanno tributato un lungo applauso al termine di quasi 2 ore di musica e testi. In questo spettacolo Massini non racconta Gaber, bensì racconta a Gaber. Ma racconta cosa? Semplicemente storie, personaggi, vicende realmente accadute, incontri e memorie che lo scrittore non avrebbe mai intercettato se non fossero state attratte dalla calamita delle canzoni del signor G. Un momento emozionante soprattutto ricordarlo qua ad Arezzo, insomma, in una città in cui Gaber è stato anche molte volte a fare dei spettacoli. È importante e emozionante ricordarlo con Stefano Massini, che comunque è in questo momento l'Oscar del teatro, il primo italiano ad essere un Tony Award nel mondo. Quindi insomma è una grossa emozione portare questo spettacolo che dà per noi tanti messaggi sull'oggi, sul futuro, quindi siamo contenti di averlo portato qua con la nostra orchestra. Lo spettacolo fa pensare dall'inizio alla fine, fa ridere, fa sorridere, perché Stefano trova molte scamotage per cercare di creare attenzione da parte delle persone, però fa molto pensare, hai ragione. E a casa anche noi pensiamo, il giorno dopo ci ridiciamo, ma cosa voleva dire Gaber, cosa ci ha detto e cosa ci vorrà dire poi. Quindi è uno spettacolo che cresce sempre e cresciamo noi con loro, con il pubblico che ci vede. Quindi grazie veramente al pubblico che ogni volta fa pensare anche noi. Un cantiere poetico, contagioso e intrigante. Il palcoscenico si popola di personaggi fra i più diversi e inattesi. In scena si aggiungono i suoni e i colori dell'orchestra multietnica di Arezzo. Sono dei racconti, come ci dice Stefano, trova l'espediente appunto di dire noi raccontiamo delle storie che ci vengono dalle canzoni che ha creato Gaber. Ecco, attraverso Gaber c'è l'escamotaggio di raccontare storie. Gaber le raccontava in canzoni, Stefano le racconta con le sue meravigliose parole. Quindi penso che sia un'unione particolare e che Stefano in questo modo, nulla me ne voglia, sia il nuovo Gaber. Un libro aperto questo spettacolo. Sì, è un libro aperto che si sfoglia continuamente e crea ogni volta da pagine bianche nuove storie, quindi nuovi disegni, nuovi colori. Quindi sicuramente ogni serata sarà una serata diversa, sarà un libro che continua a scriversi da solo. Mi aveva dissolto i cadaveri.